La città di Catanzaro ha di nuovo il Museo del Rock, che è stato inaugurato questo pomeriggio nei locali a due piani allestiti in via Turco, angolo via Cirimeli. La nuova allocazione dell'esposizione è frutto della collaborazione tra provincia e comune. La prima è proprietaria dell'immobile che è stato messo a disposizione in comodato d'uso gratuito, mentre l'amministrazione comunale si è fatta carico degli oneri di gestione della location. È stata inaugurata nel 2011, oggi diciamo vi è stato spostato in questa sede che è stata donata dall'amministrazione provinciale, quindi un ringraziamento al presidente Ferro e all'attuale presidente per averci dato questa disponibilità, però fa piacere soprattutto vedere la grande passione di chi ha promosso, diciamo, Pier Giorgio Caruso, questa attività, e poi fa piacere vedere manifesti e dischi in vinile che ricordano gli anni, diciamo, più importanti della storia della musica. Credo che gli anni 80 siano stati gli anni più importanti. È un tassello di un mosaico che rappresenta la progettazione che stiamo realizzando per il centro storico. Ci vorrà un po' di tempo ancora, però abbiamo questa necessità di rilanciarlo, di far venire soprattutto i giovani nel centro storico. Sicuramente le università potranno contribuire, ma servono anche offerte culturali e offerte di, diciamo, come quella di oggi, che non è solo cultura ma è anche un mondo completamente nuovo, che è quello della musica. La galleria ripercorre gli anni migliori della cultura rock attraverso tutta una serie di immagini che raccontano la storia di un fenomeno musicale che ha influenzato e ancora oggi influenza il modo di vivere di generazioni di giovani. Noi abbiamo aperto a maggio del 2011, poi ci siamo trasferiti e siamo rimasti chiusi per 2 anni e adesso riusciamo a riaprire in questa nuova sede più bella, più ampia e più elegante, e questo ci rende molto molto orgogliosi, soprattutto per il fatto che riusciamo a fare una cosa bella per la nostra città. Questo è un luogo di incontro per gli amanti del rock, ma anche per gli amanti della lirica, del liscio e della musica jazz. Chiunque voglia può venire qui e stare quanto vuole, perché il Museo del Rock è stato, è e sarà sempre aperto a tutti quanti e con ingresso assolutamente gratuito, ragion per cui i giovani che vogliono venire 20 volte lo possono fare.